Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo ad avvicinarci sempre più al tema della settimana, il tema dell'anno per questa regione, vale a dire le elezioni di domenica 10 marzo in Abruzzo. I giorni continuano ad essere sempre meno e la tensione cresce perché l'Abruzzo è anche un caso nazionale. All'indomani di quanto avvenuto in Sardegna in particolare. Sono tante le manifestazioni, tanti anche i leader nazionali dei due schieramenti in questi giorni in Abruzzo. Noi salutiamo e ringraziamo per aver accolto l'invito nei nostri studi il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Buonasera Presidente. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Allora, lei prima di arrivare qui a Rete 8 è stato in Val di Sangro, ha avuto una serie di incontri proprio nel polmone produttivo dell'industria di questa regione, la più grande fabbrica d'Abruzzo, alle prese con una situazione che è quella che il mondo dell'automotive vive in tutta Europa, la frontiera della transizione ecologica. Ecco, lei si è fatto un'idea di come il governo italiano e Stellantis stiano approcciando questo fenomeno epocale in qualche modo e quali sono le opportunità ma anche i rischi che corre un polo industriale così importante per il futuro di questi lavoratori anche in Abruzzo, Presidente? Ma guardi, rischi ce ne sono senz'altro. Rischi ce ne sono senz'altro perché quello dell'automotive è un settore di attività ad alto impatto tecnologico che è soggetto a un'evoluzione in cui i segmenti di mercato cambiano continuamente. Io però partirei da un dato. Io stamattina sono stato in Val di Sangro. Qui la manifattura è complessivamente quota all'incirca il 28%, quasi il 30% dell'economia. Quindi è un settore strategico e Stellantis, per bocca del suo amministratore Tavares, ha chiarito che questo distretto, a Testa in particolare, rimane assolutamente determinante per quanto riguarda i veicoli commerciali. Allora, qui occorre una squadra di governo regionale che sappia interpretare questa realtà e sappia lavorare ovviamente con i responsabili di Stellantis per poter orientare verso il futuro questa produzione. Oggi chi guarda al passato rimane fuori, chi si limita soltanto a difendere ciò che era rischia di rimanere emarginato dal mercato globale. Quindi allora investiamo verso la transizione ecologica, cerchiamo per quanto riguarda i veicoli commerciali di puntare già in sinergia col governo regionale, governo nazionale e europeo rispetto a investimenti che siano green in prospettiva e ci consentano ovviamente di trapassare questa fase di transizione e di dare certezza e sicurezza per il futuro. Accontentarsi solo dell'oggi rischia di essere marginale. Lei più in generale in questi giorni ha incontrato centinaia di abruzzesi. Qual è il vento che soffia in questa regione all'indomani anche del risultato della Sardegna? Guardi, premesso che ogni regione ha le sue specificità, le sue proprie caratteristiche, le sue proprie sensibilità, però sicuramente una cosa che accomuna tanto, io vedo i cittadini abruzzesi anche a quelli sardi, è la grande delusione per alcuni diritti essenziali, il diritto alla salute, non ci sono prestazioni adeguate sanitarie, come pure carenze infrastrutturali che fanno soffrire molto la popolazione locale, collegamenti anche per quanto riguarda, qui si aspetta la fibra, ci sono veramente delle zone non coperte e diventa difficile operare, e poi la grande valorizzazione del patrimonio delle risorse naturali. Diffusamente la gente da un lato quindi denuncia le difficoltà delle cure sanitarie, dall'altro denuncia le difficoltà negli spostamenti, lo spopolamento degli antichi borghi, dei paesini dell'entroterra. Tra l'altro l'Abruzzo, veramente questi paesini appenninici, io ci passo sempre, lo frequento tanto, vedere questi paesini abbarbicati sulle montagne scoscese. Io faccio sempre una battuta quando sono in macchina con amici o conoscenti o parenti. Lì è difficile giocare a pallone, ti salta via la palla e la vai a prendere giù in fondo valle.
E questa è l'impressione che stiamo passando vedendo questi paesaggi stupendi. Però ecco, se non c'è una squadra di governo che ami questo territorio, che sia qui a lavorare da mattina e sera, se non c'è una squadra di governo che conosce a fondo il territorio, che lavora per gli abruzzesi, con gli abruzzesi, è difficile dare un futuro a questa terra. E il malcontento di questi 5 anni che si è accumulato lo dimostra. Che cosa le hanno detto gli abruzzesi circa il livello delle prestazioni sanitarie in questa regione? Ma guardi, è un coro unanime assolutamente di malcontento. Io poi mi fermo a parlare con tutti, non solo ovviamente ho visitato ospedali, presidi sanitari, ma io mi fermo a parlare con i pazienti, con le persone e mi faccio raccontare le loro storie. C'è una signora che ha una figlia, l'altro ieri eravamo parlando, addirittura ha bisogno di un intervento chirurgico specialistico, non le hanno ancora fissato la data. C'era un'altra signora per una mammografia che erano oltre 300-400 giorni che le hanno fissato la cura, l'esame radiologico. Per una colonoscopia 480 giorni. Chi va al pronto soccorso sa quando arriva ma non sa quando esce. Spesso le persone vanno al pronto soccorso, sa perché? Perché al pronto soccorso riescono a fare più esami e pagano un solo ticket. Certo stanno lì 10-20 ore ovviamente in attesa. La medicina territoriale è sempre più in difficoltà, cioè, ma questo è un problema anche di governo nazionale, non solo questi 5 anni, il governo territoriale, che voi sapete la gestione della sanità è in mano alle regioni e l'80% della spesa è affidato alle regioni, quindi la responsabilità della regione è primaria nella salute, però anche questo governo nazionale, come abbiamo visto, sta definanziando gli investimenti in sanità. Dopo la pandemia, come dire, c'è una rimozione collettiva da parte anche del governo nazionale e non si pensa invece di trarre delle lezioni da quel grande dramma che abbiamo tutti vissuto da qui a negli ultimi anni. E perché Conte, a suo avviso, quella di Luciano D'Amico è la risposta più adeguata a questo grido di dolore? Ma se uno ha la bontà di seguire anche l'azione politica del Movimento 5 Stelle, voi sapete che noi possiamo commettere anche degli errori, perché per carità siamo esseri umani e questo può capitare assolutamente, però agiamo sempre con la massima determinazione, in buona fede, per tutelare l'interesse dei cittadini. Quindi prima di dare in una coalizione, di partecipare, di essere protagonisti di una coalizione, per noi sono importantissimi i programmi, ma anche gli interpreti. E devo dire la verità, io più conosco Luciano D'Amico, più conosco e apprezzo le sue qualità, che sono professionali e umane. Professionali perché innanzitutto è un collega, un professore di economia e di economia aziendale, quindi quando parlo con lui di economia, parliamo con lui della realtà abruzzese, la conosce a menadito, ha avuto anche incarichi in ARPA, TUA, incarichi gestionali. Pensate che un rettore di università oggi è un manager, deve essere forza un manager, ha centri di ricerca, laboratori, migliaia di impiegati, docenti impiegati alle sue dipendenze, quindi ha un'esperienza professionale, una competenza, ha dimostrato capacità gestionali, ma soprattutto è una persona seria, un abruzzese nato in un piccolissimo paese con i piedi per terra, un uomo vero, sincero, che se fosse premiato, come mi auguro, dagli abruzzesi, sarà qui a lavorare per la sua terra con tutti i cittadini abruzzesi. Ecco, ma domani sera ci sarà un palco a Pescara in cui saranno insieme a dare l'immagine plastica di una foto tutti i leader del centrodestra. I cittadini abruzzesi che garanzie avranno invece da Luciano D'Amico e dalla vostra coalizione non soltanto di essere uniti per vincere ma anche per governare dall'11 di marzo? Ma allora lei deve distinguere la passerella di domani è una passerella che conosciamo già. C'è stata già in Sardegna, qualche giorno prima che si votasse, anche lì il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è sbarcata con Salvini e con il Ministro Tajani, hanno fatto un palco illuminatissimo, molto bello, sfavillante. Giorgia Meloni è arrivata, ha recitato le sue promesse, è andata via e non si è fermata neanche un attimo a parlare con i cittadini sardi.
ho ragione di credere che domani sarà la stessa cosa. Giorgia Meloni non si ferma a parlare con i cittadini, prima perché teme contestazioni dopo tutte le promesse che sono state fatte, ovviamente, che sta tradendo adesso che è al governo, e secondo perché non ha il tempo di fermarsi. Qui ha delegato un suo uomo, un uomo di partito, Marsilio, al quale, come dire, questo è diventato un po' la succursale di una neppure del partito, di una sezione di partito, di Colleoppio. E ovviamente abbiamo avuto il risultato, è stato il malgoverno di un presidente che, al di là del suo impegno meno, comunque ha cercato di lavorare da Roma in smart working e di governare una regione. Di conto c'è Luciano D'Amico, che è nato e cresciuto qui, conosce la sua terra, si è già impegnato, ha, ripeto, una competenza professionale, ha un modo di porsi. Io non so se l'avete seguito, ma non ci sono slogan, non ci sono promesse nei suoi discorsi. C'è un modo serio di affrontare e di cercare di mettere a punto una serie di obiettivi da realizzare per rilanciare questo territorio ricco di tradizione, di identità, ma assolutamente bisognoso di essere rilanciato dal punto di vista sociale, economico, culturale, per un migliore futuro. Qui i nostri giovani, in questo territorio come in altri, vanno via a cercare fortuna. Ecco, bisogna cercare di intercettare questo bisogno e offrire qui opportunità di lavoro, di crescita culturale, economica, sociale. Ma Conte, una vittoria di D'Amico non interromperebbe questa filiera virtuosa che viene evocata di rapporti con il governo nazionale, fatta di finanziamenti, di grandi opere strategiche? Ma guardi, questo bisogna chiarirlo ai cittadini abruzzesi, è proprio il contrario. Cioè, che cosa succede? Succede che se tu metti e consideri l'Abruzzo una succursale del tuo partito e ci metti poi un uomo che premi per fedeltà di appartenenza a un partito, poi quanto ti definanziano di tutti i progetti, è successo realmente, il tuo presidente Marsilio di partito sta zitto perché non può criticare il presidente del Consiglio. Io sono convinto che se Marsilio non fosse stato lo stesso partito di Giorgia Meloni, quando sono andati a riformulare il PNRR e hanno definanziato la linea ferroviaria Roma-Pescara, un altro presidente del Consiglio si sarebbe fatto sentire, avrebbe fatto veramente un blocco per contrastare questa azione. Invece no. Il fedele di partito e sodale di partito non critica il governo. Poi il risultato qual è? Che qualche giorno prima che si va a votare, loro fanno vedere che rifinanziano per soli 600 milioni, ancora solo sulla carta ipotetici annunciati, ma allora non dite che rifinanziate la Roma-Pescara, rifinanziate in parte, forse, il lotto 1 e il lotto 2, la Pescara-Chieti. Conte, siamo nelle ultime ore di questa campagna elettorale, non possiamo citare sondaggi, lei ha citato il vento del cambiamento, molto dipenderà anche dall'orientamento delle tante persone che ci stanno magari seguendo in questo momento in televisione, che hanno un disamore totale nei confronti della politica e che non sono intenzionate a recarsi alle urne. Ecco, intanto qual è il profilo di queste persone in Abruzzo a suo avviso e come le convincerebbe a rendere utile il proprio diritto al voto? Ma il popolo abruzzese è un popolo che io conosco bene perché frequento molto, e poi anche con la Puglia del Nord ci sono tradizionalmente dei legami fortissimi. È un popolo orgoglioso, è un popolo fiero, è un popolo che ha una grande dignità, è un popolo che si ribella a una politica così sguaiata, così, vorrei dire, arrogante e sprezzante, che addirittura si presenta agli ultimi giorni a promettere di tutto, di più. E è un popolo che non cede alle lusinghe sguaiate di una politica che, con una sfilata incredibile di ministri, stanno promettendo di tutto. Io sono veramente sconcertato da queste oscene promesse che stanno facendo in questi giorni. Adesso, attenzione, solo adesso hanno visto che i sondaggi prima davano un vantaggio incredibile alla giunta uscente, adesso questo vantaggio si è pressoché azzerato. Ecco, a questo popolo io dico semplicemente: l'Abruzzo agli abruzzesi, che saranno forti e fieri di lavorare con una squadra abruzzese
per migliorare la loro terra. Ultimo flash sul risultato che le si attende della sua lista del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, nelle quattro circoscrizioni. Ma io, guardi, per me, so che per un politico è anomalo dire questo, per me non è il punto in più e in meno assolutamente il mio obiettivo. Il mio obiettivo è essere protagonista, indirizzare, orientare i programmi in modo da mantenere alta l'asticella dell'ambizione sugli obiettivi politici. Quello che il Movimento 5 Stelle garantisce è che gli impegni presi in campagna elettorale devono essere realizzati. Noi non chiediamo voti per dateci voti che poi noi gestiamo, sappiamo noi come fare. Questo è un vecchio modo di far politica. Il Movimento 5 Stelle dice: noi ci siamo, c'è un programma, siamo stati parte integrante per definire questo programma e saremo garanti dell'attuazione di questo programma con una persona seria, competente e capace come Luciano D'Amico. Grazie Presidente Giuseppe Conte per aver accolto il nostro invito e grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguiti. Buona serata, arrivederci.